Siamo con l'assessore alla pubblica istruzione e servizi scolastici, formazione e etnopornomastica, il professore Vincenzo Roberto Trimarchi. Lo ringraziamo per essere venuto qui Grazie a voi e per alla l'invito. sua disponibilità di essere sottoposto a delle domande. Quali problemi hai trovato all'atto in cui c'è stato l'insediamento? Cosa hai potuto risolvere e cosa hai in mente in programma di poter fare dopo? Certo, la situazione non era difficile, sappiamo benissimo, lo sappiamo tutti, lo sai anche tu, che la situazione della scuola messinese non è delle più floride. Abbiamo iniziato intanto con fare un monitoraggio di tutti gli edifici della città di Messina. Il sindaco, da parte sua, come ben ricorderete, ha chiuso le scuole per motivi di sicurezza. Noi invece abbiamo fatto, come assessorato, insieme ad alcuni uffici, un giro delle scuole dismesse, cioè scuole non più utilizzabili, perché purtroppo ogni anno a Messina c'è un numero elevato di alunni in meno, si parla di 1200-1400 alunni in meno, quindi ci sono dei villaggi, soprattutto nella zona nord, dove alunni non ce ne sono più e dobbiamo chiudere queste scuole. Abbiamo deciso anche di metterle, di darle in affitto o di venderle, perché lasciarle inutilizzate è un delitto contro Tutte verrebbero vandalizzate e vandalizzato. quindi si Infatti, perde. l'esempio più eclatante è la Nicholas Green, qua alla Se Valle degli zona Angeli. Valle degli Angeli, che è completamente vandalizzata perché veniva usata per altre cose. Tant'è, a proposito di questo, il primo impegno, appena il Consiglio Comunale approverà il nuovo regolamento per la toponomastica, è di togliere il nome Nicholas Green, Eh ecco, sì. a quella, diciamo, struttura che non più scuola, e trovare una collocazione più degna. Quindi abbiamo trovato, ho fatto addirittura in quel momento il patrimonio, l'ufficio patrimonio mi dava circa 27-28 scuole dismesse. Noi in giro con l'ufficio patrimonio, ma anche con altri uffici, soprattutto quelli del Ponte Tebento, siamo riusciti ad individuare invece 36 di queste scuole dismesse. Alcune ci torneranno utili, ma la maggior parte no. Quindi questa era la situazione e ci Perfetto, stiamo. visto che hai tirato in ballo il tema della sicurezza Sì. e io me l'ero lasciato per ultimo, Ah, sì. e allora ricordo che l'anno scorso il sindaco, sicuramente con un atto provocatorio tendente ad ottenere dei risultati, ha chiuso le scuole, dopodiché non si è più parlato di nulla. C'è un seguito, c'è stato qualcosa che ci ha messo nelle condizioni di poter aprire le scuole, visto che quest'anno il problema almeno non è emerso? È chiaro, perché il silenzio non è dovuto al fatto che ci si è dimenticati del problema, tutt'altro. Voi lo sapete che il sindaco è abbastanza attento a queste problematiche, quindi non si sarebbe tirato indietro per nulla. Invece è riuscito ad ottenere alcuni finanziamenti per monitorare tutte le scuole della città, per fare gli interventi di sondaggi, per vedere il grado di sicurezza e eventuali quali interventi bisogna fare. Tanto per fare anche qualche esempio, vi posso dire che ci sono ancora alcune scuole che sono riscaldate con stufe elettriche, è assolutamente vietato, e altre anche Oltre che con, oneroso. oltre che oneroso, ecco, e altre con il gasolio, altrettanto oneroso, cioè il gasolio costa più di un terzo del gas di città, del metano, e noi ora stiamo tentando, anche attraverso questi sondaggi sulla sicurezza, di trasformare questi riscaldamenti in metano. E quindi non è che si è stati fermi, ma si sono avviate tutte quelle indagini diagnostiche e altro sulle strutture delle scuole. Qualcuna si era già intervenuto, come la Mazzini Gallo, però purtroppo due ditte prima hanno vinto la gara, poi si sono tirate indietro. Entrambi hanno rifiutato quello che loro stessi avevano vinto. Curioso. Sì, molto. Assessore, scuola bus è un miraggio o è una realtà? Cosa impediva la messa in atto del servizio?
No, lo scuolabus era a Messina fermo da almeno 10 anni, almeno così ho raccolto in giro nei sondaggi fatti. Noi intanto il sindaco ha avuto l'idea di togliere il servizio a delle cooperative, ora è affidato tutto a Messina Social City, la quale intanto ha riavviato, quello in effetti non si era mai fermato, il servizio per i bambini disabili. Ora quest'anno invece lo stiamo allargando anche a tutti gli altri, ma soprattutto laddove abbiamo delle scuole chiuse, esempio più eclatante è Cumia, ma ci sono diversi villaggi dove le scuole sono chiuse, per cui lo riattiviamo soprattutto in queste realtà. Poi se dovessero rimanere tempi e spazi, allora potremmo avviarlo anche in altre. Noi abbiamo fatto un sondaggio, abbiamo fatto delle richieste e tutte le scuole hanno risposto se avevano o meno bisogno di questo servizio. Ieri per esempio siamo stati a Ganzirra, al sesto quartiere, per trovare alcune soluzioni, perché c'è sempre il problema di orari, di combaciare con l'entrata e l'uscita degli alunni, ma gli orari dei pullman, comunque si è riusciti. Messina Social City in questo momento mi pare che abbia già 13 autobus rimessi a nuovo dall'ATM, sono di proprietà con gli autisti e il servizio, contano di arrivare a 15 o anche a 16 e avviare questo servizio. Noi poi con una mia idea siamo ancora andati avanti. E nei tempi, diciamo, chiamiamoli morti, cioè d'ingresso e di uscita, e anche in orario pomeridiano offriremo il servizio alle scuole per gli spostamenti in città dei bambini. Quindi penso più di questo non si possa fare. Continuiamo con un altro argomento interessante: la razionalizzazione della rete scolastica. Cosa cambierà per il 2020-2021 secondo la proposta del Comune? Parliamo di scuole primo ciclo e media di primo grado. L'anno scorso noi eravamo appena insediati e c'erano alcuni atteggiamenti che non erano conformi, anche perché volevamo studiare un attimino il problema degli affitti, perché non so se lo sapete, purtroppo gli affitti pesano in maniera massiccia sul bilancio comunale e si stanno trovando delle soluzioni per non pagare più questi affitti. Quindi abbiamo chiesto all'assessore regionale di soprassedere per un anno alla proposta che faceva il Consiglio Scolastico Provinciale e quindi il tavolo tecnico. In effetti l'assessore La Galla ha accettato questa nostra richiesta, rinviando tutto a quest'anno. Ci siamo sentiti in dovere, già prima della ufficializzazione del tavolo del Consiglio Scolastico e del tavolo tecnico, di convocare, e questo era un impegno, un gruppo di lavoro. E abbiamo convocato i sindacati firmatari del contratto, il presidente del Consiglio Scolastico Provinciale, il rappresentante dell'ambito territoriale ottavo e i sindaci eletti come rappresentanti territoriali. Quindi insomma era un tavolo intanto a tutti gli effetti valido. Non come qualcuno ha detto, era un incontro tra amici, perché gli amici si incontrano fuori al bar, non so, al cinema, era un tavolo ufficiale a tutti gli effetti. Comunque si è lavorato in un clima in tre sedute, si è lavorato in un clima molto sereno e molto disteso e si è divenuto ad una proposta di dimensionamento che per quanto riguarda proprio la città di Messina si è intervenuti soprattutto nella zona nord della città, tralasciando la parte sud, sperando che ci sia una ripresa. Questa ripresa io ne dubito, perché ci sono due o tre istituti proprio al limite della fascia bassa di 600 alunni. Per cui uno tra tutti, un nome a caso, la Leopardi, però è stato anche sfortunato con i lavori che dovevano essere effettuati. Noi stiamo consegnando già in questi giorni. Perfetto. Però secondo il mio modesto avviso, ma spero di essere smentito dai fatti, vorrebbero di nuovo reintegrarsi, ma a danno di un qualche altro istituto delle vicinanze. Perché certo, secondo me il calo fisiologico ogni anno c'è, di questi 1400 alunni, quindi secondo me una delle due scuole
dovrebbe essere accorpata. Comunque per quest'anno abbiamo lasciato e siamo intervenuti toccando un po' con l'Evemero, il Petrarca, la Vittorini, Villalina, e, no, Villalina non l'abbiamo toccata, e la Battisti Foscolo. Abbiamo cercato di fare un buon lavoro. È stato uno scambio di scuole, perfetto, di sedi, di classi, verrà meno qualche dirigenza scolastica? No, anzi ne aumentiamo una, quella della Vittorini, poi tanto i numeri della Beate Ostoghia Paradiso sono abbastanza alti, anche quelli dell'Evemero, a cui verrà tolto qualcosina per dimensionare anche la Beate Ostoghia. Purtroppo Battisti Foscolo non c'era nulla da fare, perché c'è stato un calo fortissimo di iscrizione a Villalina, per cui non si è potuto fare quel lavoro che avevamo preventivato di togliere qualche villaggio a Villalina e darlo a Battisti Foscolo. Villalina quest'anno ha avuto un calo di quasi 150 alunni, per cui sarebbe stato traumatico, un suicidio, avremmo chiuso Villalina, quindi non è stato possibile. Quindi si è recuperata solo una scuola. Comunque, diciamo, motivi di opportunità, è l'importante. Anche qualcosa, siccome c'erano anche i rappresentanti della provincia e si trattava anche dei sindaci di tutto il territorio, qualche piccolo intervento si è anche manifestato per il superiore, di intervenire su qualche istituto del superiore. Ecco, e qui se mi dai il là per fare la domanda, ecco, me la servi su un piatto d'argento. Ho sentito di una proposta che riguarda Messina, e cioè verrebbe meno l'autonomia dello IACI, che è diventato ormai un istituto sottodimensionato, e sarebbe assorbito come sede associata dal Maurolico, che perderebbe la sede associata di Spadafora, che dovrebbe andare all'Istituto Superiore in Pallomeni di Milazzo. Risponde a verità? Purtroppo sì. E perché lo IACI è un antichissimo istituto, è un glorioso istituto. Però è arrivato ormai al limite degli alunni. È la stessa cosa il Maurolico, addirittura il Maurolico è sottodimensionato. Il Maurolico solo senza Spadafora. Il sindaco di Spadafora ha insistito perché il suo istituto fosse aggregato a Milazzo, quindi ci siamo trovati in questa realtà, non sapendo quale soluzione, e questa era quella paventata di riunire le due istituzioni, anche perché essendo due indirizzi diversi nessun docente perderebbe la cattedra, insomma, per un fatto di opportunità, però non ci sono altre alternative, almeno non ne vediamo. Diciamo che dopo il primo esperimento di unire ad un liceo classico un istituto professionale, che è avvenuto a Mistretta tanti anni fa, non fa scandalo unire un tecnico commerciale ad un liceo classico. E un'ultima domanda. Sì. La mensa. Come siamo messi con la mensa? La mensa è un argomento a cui il sindaco ci tiene tantissimo. Sapete bene che circa 2 anni fa la mensa è stata sospesa per 2 anni e mezzo perché non era stata espedita la gara d'appalto, per una serie di motivazioni i ragazzi sono rimasti, io mi ricordo allora preside, abbiamo avuto questo grosso problema. L'anno scorso con qualche stento, con qualche difficoltà è stata riavviata, e quest'anno il primo giorno di scuola noi eravamo già pronti perché si partisse col servizio in proroga fino al 31 dicembre 2019, ma già abbiamo avviato tutte le pratiche per la nuova gara d'appalto, in maniera tale che col nuovo anno, il 1 gennaio 2020, la gara sia già stata esperita e ci sia continuità nel servizio. Anche perché se così non fosse il sindaco penso ci licenzierà tutti. Però è una gara che varrà per la conclusione dell'anno 2019-20 o è per 1 o 2 anni? Per un periodo più lungo, addirittura 3 anni. 3 anni. Sì, però è una gara europea per il numero di pasti, per cui ha bisogno di una procedura un pochino farraginosa. Perché deve essere 60 giorni all'albo europeo, cioè, ma se si è aspettato 2 anni senza mensa, ecco, perfetto. Il risultato dovrebbe essere quello di avere per 3 anni sicuri la mensa per i ragazzi, si può aspettare un mesetto dire in più. Che la mensa ha ben funzionato, non abbiamo avuto
grossissime lamentele. Certo, è chiaro che qualche piccolo problema ogni tanto sorge, ma la ditta è stata abbastanza attenta e oltre al servizio mensa ha collaborato con le scuole in alcuni piccoli interventi, come per esempio la piantumazione nelle scuole più virtuose di nuovi alberi, oppure fare delle gare fra i bambini. Insomma, la ditta si è adattata anche a darci una mano da in questo senso per vivacizzare la scuola. Allora, visto che hai parlato di alberi, viene spontanea un'altra domanda. Ci sono alcune scuole che non hanno i cortili agibili, perché bisognerebbe intervenire con il taglio dell'erba, la putatura degli alberi e via discorrendo, e questo potrebbe andare a favore delle famiglie che potrebbero utilizzare, nell'attesa dell'uscita o al mattino in attesa di far entrare i ragazzi, di questi spazi che sono sempre importanti. C'è in previsione qualcosa che può fare? Ecco, io raccolgo le segnalazioni, non è compito del mio assessorato intervenire su questi fatti, però si sta tentando anche con interventi di scerbatura. Sapete che il sindaco non era contento di certe situazioni, di fatto ha stabilito la rotazione di tutti i dirigenti e anche degli impiegati. Ecco, per esempio abbiamo qualche difficoltà in alcune zone della città, tipo Badiazza. Ecco. Lì è una situazione particolare anche dal punto di vista della sicurezza. Ecco. Quando piove il torrente va in piedi, ma non l'ha fatto il sindaco De Luca alla scuola lì. Quindi, infatti è una posizione infelice. Perfetto, è alla vostra attenzione la situazione della Badiazza. Ma infatti io intanto ho chiesto momentaneamente per tamponare un servizio della polizia locale all'entrata e all'uscita, ma dovremmo intervenire all'interno. La preside è stata molto disponibile, in effetti, eventualmente se riesce a organizzare anche un pre o post scuola, però noi sappiamo anche che alcune richieste dei genitori non possono essere esaudite, cioè quello di entrare con la macchina all'interno dell'edificio, dello spiazzale, qui ci mettono un poco in difficoltà. Ecco, noi siamo disponibili, la dirigente anche, però non possono pretendere, dice, quando piove. Diciamo che c'è un'apertura, però il cancello non può essere aperto a 180 gradi, e l'importante è che ci sia la disponibilità dall'amministrazione, e che ha compreso il problema ed è votata al soddisfacimento delle richieste delle famiglie nel limite delle possibilità. Difatti io personalmente ho richiesto l'intervento di 4 pattuglie di vigili in alcuni presso i cittadini maggiormente sacrificati, vediamo anche la loro disponibilità e piano piano interverremo con tutto, anche con la potatura di alberi, la scerbatura, piano piano cercheremo. Gli spazi per i ragazzi sono molto importanti, molto importanti. Sì, è vero. Grazie all'assessore Roberto Trimarchi, è stato nostro gradito ospite di Telemessaggio.